ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Ciao amici, buon martedì! Buon martedì a tutti, andate a ballare, mi raccomando, il martedì, il lunedì, il venerdì, ci sono delle belle feste, delle belle serate che le organizzazioni di queste feste, soprattutto anche appunto le orchestre, si preparano per farvi passare sempre dei momenti indimenticabili e appunto spensierati di ballo, di divertimento e soprattutto di allegria. Allegria insieme. Okay. Con chi partiamo oggi? Il sogno italiano direttamente partiamo da Varese. Partiamo con il sogno italiano. E non allora, smettere mai. Mai. Vai Cristina e Mirko. Poi il destino mi ha sfogliato di più. Sono già tutti i ricordi tutti. T'ora tieni un posto non si sa mai. Sono triste perché tu non hai più con me contatto. Contatto. E cattiva anche un po' per il male che fai quando dici non mi importa di noi. Cercami e non smettere mai, tra le braccia tu era il posto mio. Hai una voce nel cuore che non sa tacere e la sentiamo solamente tu e io. Risuoniamo di soffiovi ancora un po', un sorriso emerge dentro la mente, c'è che tutto questo tempo io non ci ho capito niente di noi. Sono triste perché tu non hai più con me contatto, contatto. E cattiva anche un po' per il male che fai quando non ti accorgi che sono qui. Cantami e non smettere mai, io mi prendo ancora cura di te. Col pensiero, sorriso, ricordi il mio viso, sono il sale del tuo mare, lo sai. Cercami e non smettere mai, tra le braccia tu era il posto mio. Hai una voce nel cuore che non sa tacere e la sentiamo solamente tu e io. Risuoniamo di noi. Risuoniamo di smettere mai. Mano nella mano è un grande successo, ce la fa ascoltare in questo caso la bella voce di Michele Rodella. Mano nella mano. Era il tempo delle viole, era caldo il primo sole e noi due a perdifiato correvamo spensierati. Poi sdraiati là sul prato, sotto il cielo così azzurro, ti baciavo e mi baciavi, era nato in noi l'amore. Mano nella mano, col canto della brezza, ti ripetevo t'amo e t'amerò. Era primavera e il nostro grande amore sbocciava. Sul tuo viso
capelli, un po' di neve, fra i tuoi occhi qualche segno, ma ti fanno più importante e preziosa più che mai. Quanto bene ti ho voluto, quanto bene io ti voglio, ho gridato con orgoglio, lei ha amato solo me. Mano nella mano, col canto della brezza, ti ripetevo t'amo e t'amerò. Era primavera e il nostro grande amore sbocciava come fanno i fiori. Mano nella mano, adesso ancora t'amo, forse più di allora. C'è ancora sul tuo viso lo splendido sorriso che il tempo non ha spento e mai ci riuscirà. E adesso io metterei una bella sigla adesso. Dai, sai, quella la che indovino. Fa, tienilo per te, un lo di a nessuni. Vedi che ti ho, ormai ti conosco, ti prevengo. Beh, forte. Ormai sono diversi mesi che lavoriamo insieme. Ecco, ma qualcuno ci crede, non le dire queste cose, qualche anno forse, qualche anno. Qualche lustro. Qualche lustro. Allora, intervista con l'artista, vai. Tienilo per te. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. E anche oggi ho il piacere, veramente l'onore e il privilegio di aver invitato proprio i ragazzi, alcuni ragazzi, ne mancano due, ma insomma sono quasi l'essenziale c'è. E sono appunto Maurizio, Canzio, Mario e Agron. Agron, che tra l'altro adesso poi ascolteremo in una sua straordinaria esibizione, ma è anche un video fatto un po' così al volo, quindi un non live, è un live sì. Molto, molto diciamo non professionale al 100%, ma di una sua esecuzione straordinaria del classico per i sax, che è il concerto di Aranjuez, e lo fa molto bene. Poi tra l'altro con Agron ci divertiamo moltissimo, perché lui abbiamo fatto anche una crociera, sì, dove abbiamo rinverdito una canzone che avevo scritto tanto tempo fa, e ho detto ma io quasi quasi la rincido. E allora noi ci divertiamo durante le nostre serate a dire che siccome in Grecia c'è un po' di crisi, in Italia, e noi abbiamo preso il sindaco di Mykonos, sì, e ce lo siamo portati dietro. Sarebbe lui. Però lui viene fuori veramente con dei fazzoletti alla Mykonos, eccetera. E quindi sarebbe stato anche bello far vedere Mykonos adesso. Ma dobbiamo anche dire che Luciano Nelli però non ha ancora imparato i passi di questo balletto. No, io però guardo voi e giro il fazzoletto. Grande lavoro coreografico. È già anche troppo. Sì. Allora, cosa ne dice Canzio, per esempio, quando si eseguono questi tipi di classici internazionali? Classici hanno una particolarità, sono, come diceva un grande personaggio, sono canzoni un po' prostitute, per non dirla in maniera molto peggiore. Ruffiane. Sì. Nel senso che spara qualcosa, se sanno colpire. Lo diceva nel il mio amico Smile. Questa è una canzone para sedere. Siamo corretti. Sì, sono canzoni che c'entrano bene il bersaglio, perché sono di uso comune, sono sempre nell'orecchio delle persone e hanno sempre grande attrattiva, danno un grosso successo. Poi ovviamente la buona, anzi ottima realizzazione, esecuzione in questo caso anche di Agron, rendono il tutto più facile, ovviamente. Però la canzone, questi tipi di classici hanno sempre delle grosse rese. Con un bel finalone, con un bel applausone alla fine.
E quindi, beh, o almeno si spera, si spera ballare, nell'applauso. Facendo ballare, facendo ballare. Beh, questo ci deve pensare Agro. Si spera sempre nell'applauso finale, ma spesso e volentieri. Male che vada, fai un fischio. Vabbè, andiamo allora con la mia orchestra, con Agro che esegue al sax il concerto di Aranjuez. Strani amori, pensate un po', questa bellissima versione, lui ha scritto questa canzone, appunto Roberto Buti ha scritto questa canzone che è stata poi un grande successo, se non credo uno dei primi successi Di Laura Pausini. Lui, l'autore è proprio lui, però lo vedete adesso che ce la canta in una versione sua un po' particolare. Strani amori è una canzone che conoscono in quasi tutto il mondo e ce la fa ascoltare la Red Music Band. Roberto Buti, per voi. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi e lo aspetti ad un telefono litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola. Sono strani amori che fanno crescere e sorridere fra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi da dividere. Sono amori che spesso a questa età si confondono dentro a quest'anima che si interroga senza decidere se è un amore che fa per noi. E quante notti pensi a piangere rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Grandi amori
di un amore vero senza te. Inviati speciali. Specialissimi da Luciano Nelli, appunto. Ok, vogliamo finire con le interviste fatte un po' in giro. E allora Cristiano Chesi e Mirko Malatesti in viaggio, inviati. In viaggio. Fatti, 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 da domani, da domani. Ciao Luciano, oggi siamo a Siena, ancora una volta nella mitica Piazza del Campo. E io oggi ho un sondaggio per la testa che mi devo proprio togliere. Io voglio domandare a queste ragazze senesi, siccome Siena è la città del Palio, ma a queste ragazze gli piace di più il cavallo o il fantino? Dicono il fantino. Come mai vi piace di più il fantino? Perché il cavallo non ci si intende, come funziona? Allora, premetto che io non sono senese, quindi di Palio non me ne intendo molto. Ecco, e con la fortuna che ho, Luciano, fra tutti i senesi che c'è, ho trovato l'uno e non è di Siena e siamo sciocchi di perride. Un abbraccio, ciao Luciano, alla prossima. Fatti, 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 da domani, da domani. Ricordi di ritornelli, vediamo un po' se riusciamo a esaudire un po' le vostre richieste. Allora, ci scrive Cristina da Imperia. Da Imperia. Viva la Liguria. Potete passare la canzone di Bianca Zai dell'ultimo Sanremo? Ah, che bella. La vorrei dedicare al mio ragazzo Mario, che amo tantissimo. Grazie Cristina. Ora esisti solo tu è un brano della cantante italiana Bianca Zai, presentato in gara durante la 67esima edizione del Festival di Sanremo nel 2017, arrivando alla serata finale piazzandosi al nono posto. Come dichiarato dalla stessa artista, la canzone, scritta da Francesco Silvestri, Checco dei Modà, è ispirata alla storia d'amore della Zai con Max Biaggi. La FIMI ha certificato il singolo disco d'oro per le vendite, pensate, più di 25.000 copie, in data 8 maggio 2017, quindi da Cristina. Cristina, per Mario, ora esisti solo tu, interpretata da Martina Putiri dell'orchestra Omar Codazzi. Non è proprio un ricordi di ritornelli, no. Questa perché è una canzone attualissima, attuale, dall'ultimo vero, festival di Sanremo. È vero, Sanremo. Bel ballabile. Un bel ballabile. Sì. Comunque, ricordi di ritornelli. Se mi ricordo, se mi sono più, ma era passato tanto tempo, da quel sapore così dolce che lascia una carezza, quel mio carattere un po' schivo, ho sofferto già da un pezzo, ma non è neanche più un ricordo. Un'altra canzone molto simpatica e molto carina e molto ballabile che abbiamo scritto insieme io e l'amico Gianni Drudi, che si chiama La stessa luna. Per voi. Guarda la luna stasera, che bella che è. Lei mi sorride contenta, assomiglia a te, amore. Dall'altra parte del mare, guardando all'insù, mi stai pensando, lo sento, e forse di più. Amore, lei sta crescendo come la voglia, ci sta guardando, che meraviglia, ti sento.
vento quel che provi tu. La stessa luna, lo stesso cuore, la stessa voglia di fare l'amore. La stessa luna, lo stesso cielo, e questa notte io sono sincero con te. Sera, che felicità, sembra una palla di fuoco, che effetto mi fa, amore. E calamita che attira lo sguardo su lei, anche se sei lontana, tu la guarderai, amore. Le sta crescendo come la voglia, ci sta guardando. Salutiamo, ciao, ciao a tutti. A domani. Bacioni, ciao, mi raccomando, ciao. State con noi, state con noi. Stiamo vicini, stiamo uniti, stiamo uniti. A ritornelli. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.